Ciao, oggi nuovo video recensione dopo tantissimo tempo. Eccomi qua che torno con un video recensione e oggi vi voglio parlare di questi due prodotti di Giada Cosmetic. Allora, iniziamo dal primo. Innanzitutto vi voglio parlare di questo shampoo ultra delicato per lavaggi frequenti e cuti sensibili, formula a base di estratti vegetali e biologici, da 250 ml. Adesso io vi avvicino un pochettino il flacone così potete guardare meglio gli ingredienti. Ecco qua. Vi avvicino meglio, ecco, così potete fare anche un ferma immagine. Ok, allora qui ci dice: uno shampoo pensato per la detersione dei capelli sottoposti a lavaggi frequenti e per le cuti più sensibili. La sua formulazione è leggera, a base di tensioattivi delicati, deterge dolcemente il cuoio capelluto, risultando ideale per un utilizzo quotidiano. Grazie al succo di aloe vera e agli strati vegetali di calendula e camomilla, svolge un'azione risanante, scusatemi, e lenitiva del cuoio capelluto, risultando indicato anche per le cuti più sensibili e per i capelli che tendono a sporcarsi velocemente. Non ha alcol, BHA, BHT, coloranti, EDTA, PEG, parabeni, petrolati, SLS, SLES, siliconi ed è testato al nickel. Non è testato sugli animali. Ed è anche vegano. Allora, che dirvi di questo shampoo? Innanzitutto, questo qui è un flacone che comunque mi è durato all'incirca un mese e mezzo. Il prezzo mi pare che si aggiri intorno alle 8-9 euro, però nel caso correggetemi se sbaglio sul prezzo. Mi piace moltissimo questa confezione perché comunque è molto basilare, cioè non è una confezione né grossa né piccola, comunque ha giustamente per la quantità che deve essere utilizzata. Ecco. Allora, ha questo erogatore, eccolo qua. La profumazione è veramente molto buona, molto delicata. Si sente in effetti che c'è all'interno la calendula e l'aloe. Ha una colorazione trasparente, quindi è uno shampoo in gel trasparente, piuttosto denso, non è, non ha una consistenza liquida. E io l'ho applicato solo sulla cute perché lavorando in cucina ho bisogno di uno shampoo come questo per lavaggi frequenti in modo da riuscire ad avere i capelli puliti subito. E io di solito con questo shampoo faccio due lavaggi perché non perché non mi senta i capelli puliti già solo con il primo passaggio, però preferisco, diciamo, fare due shampoo in più per essere più sicura di avere il capello molto più pulito. Questo shampoo mi mantiene puliti i capelli per circa 3 giorni, anche 4, roba molto rara perché con ta tanti shampoo che ho provato ce ne sono stati veramente pochissimi che mi hanno dato la sensazione di capello pulito fino al quarto giorno, quindi è una cosa molto rara per me. Però devo dire che questo shampoo veramente mi ha salvato la vita. Quindi io ve lo consiglio se state cercando uno shampoo per lavaggi frequenti, quindi se dovete lavare i capelli un giorno sì, 2 giorni no, ecco perché di solito dicono che lavare i capelli tutti i giorni non va bene perché non fa bene al capello, quindi io vi consiglio comunque di non lavarli tutti i giorni i capelli, anche se qua appunto dice per lavaggi frequenti. Questa era una piccola precisazione che volevo fare io. Tornando comunque allo shampoo, fa una bella schiuma. Quindi non è uno di quegli shampoo che mettete sul cuoio capelluto e non fa schiuma, invece no, questa la fa, è anche bella corposa, diciamo. Io amo gli shampoo che fanno la schiuma perché mi danno la sensazione di capello più sgrassato. Non è
per niente aggressivo sul cuoio capelluto, anzi è molto delicato, deterge in profondità e non è aggressivo. Quindi, secondo me, per tutti i tipi di capello, questo qui può fare comunque al caso vostro. Cos'altro dirvi? Non saprei cos'altro dirvi perché comunque ho detto tutto su questo shampoo. Io mi sono trovata veramente molto bene e io ve lo consiglio. Poi passiamo invece al balsamo, sempre della linea Giada Cosmetic, ma questa qui è la linea quella con il pack giallo, quindi con cioè per le azioni comunque anticrespo, ecco. E questo che è appunto il balsamo anticrespo per capelli secchi, trattati e sfibrati. Formula a base di estratti vegetali e biologici. Contiene 200 ml di prodotto. Adesso vi faccio anche, ecco qui, lo zoom appunto sugli ingredienti. Ecco qua. Allora, che ci dice di questo balsamo? Un balsamo cremoso dall'elevato potere districante, ideale per nutrire, riparare e lucidare capelli secchi, crespi o rovinati da trattamenti chimici. Contiene un mix di pregiati oli vegetali che in sinergia al burro di karité, alla malva e alle proteine idrolizzate del grano e della soia, aiuta a ristabilire la normale morbidezza e setosità della capigliatura. Anche questo è cruelty free, vegan e testato sul nickel e non contiene alcol, BHA, BHT, scusatemi, coloranti, EDTA, PEG, parabeni, petrolati, SLS e SLS, siliconi e appunto dice che è testato al nickel. Allora, la profumazione è veramente molto buona, molto delicata che però persiste sul capello. Non mi ricordo se su questo qui vi avevo detto che la profumazione persisteva. Comunque nel caso ve lo dico perché anche di questa qua la profumazione persisteva per diversi giorni. Comunque, tornando al balsamo, la profumazione rimane moltissimo sulle lunghezze. Come sapete io ho la cute tendente ad ingrassarsi e le lunghezze particolarmente secche. Infatti ho bisogno di un balsamo che mi nutra in profondità le lunghezze e questo qui mi ha salvato praticamente le lunghezze dei capelli. Proprio ve lo devo dire spassionatamente perché è la verità. Grazie a questo balsamo io adesso non ho più le lunghezze crespe e secche. Lo applicavo appunto solo sulle lunghezze, lo lasciavo agire dai 3 ai 5 minuti, anche 10 minuti, tante volte mi capitava se avevo un po' più di tempo. Ha una formula cremosa, quindi è una crema di colore bianco. La lasciavo agire e poi risciacquavo abbondantemente in modo da tirare via tutto il balsamo dalle lunghezze. Mi ha lasciato i capelli morbidi, lucidi, lisci, districati. L'azione anticrespo la fa veramente, ragazze. Quindi, se avete le lunghezze secche, che proprio come paglia, secondo me questo qui è il balsamo che fa per voi perché a me mi ha salvato veramente i capelli. Cioè, ve lo dico proprio, è veramente ottimo. Quindi io non ho altro da dire su questo balsamo se non lo andrò a ricomprare, veramente. Infatti, prendo appunto in mano anche questo qua perché questi due prodotti io li andrò a ricomprare assolutamente perché sono una mano santa per i miei capelli, sono veramente ottimi. E io li ho acquistati dalla mia amica Francesca che ha un negozio che si chiama L'Erboristeria del Borgo che si trova a Borgo Ticino in provincia di Novara. Se siete della zona, passate da lei e andate a chiedere più informazioni per quanto riguarda questa linea di Giada Cosmetica. Bene, questa era la mia piccola recensione per farvi sapere cosa ne penso di questi due prodotti. Ne ho anche un altro che è uno shampoo sempre di Giada che però devo ancora testare. Poi comunque vi farò sapere più avanti quando avrò finito la miriade di shampoo che sto utilizzando. Bene, fatemi sapere se questa recensione vi è stata utile per la conoscenza di questi due prodotti, se avete provato i loro prodotti o avete provato magari un altro shampoo, un altro balsamo di queste linee, fatemi sapere comunque tutto nei commenti, come vi ci trovate, se vi sono piaciuti, se non vi sono piaciuti, comunque fatemi sapere tutto quanto.
Spero che questa tipologia di video che ho reintrodotto nel canale vi piaccia. Fatemi sapere se ci sono dei prodotti che vorreste avere delle recensioni più nello specifico quando guardate i miei video haul. Scrivetemi tutto quanto qui sotto che sarò ben felice di rispondervi. Bene, con questo è tutto. Io vi mando un bacione grandissimo. Spero che vi abbia tenuto tantissima compagnia questo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!